Non possiamo non tener conto degli interessi di chi abita i territori su cui insistono alcune infrastrutture, però credo che sia un compito della politica quello di mettere davvero la parola fine ad una serie di sceneggiature che continuiamo purtroppo a vedere. Così Andrea Calistri, presidente di CNA Firenze, a margine dell'assemblea di CNA Area Vasta, dopo il voto favorevole del Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino a una mozione contraria alla previsione di realizzare la nuova pista parallela. Quindi noi auspichiamo che la politica una buona volta trovi una quadra per avere e dare a questo territorio un aeroporto che funzioni. Noi non siamo assolutamente innamorati dai 300-400 metri da posizione nord-ovest e sud-est. A noi interessa che Firenze abbia la sua capacità di ricettività di voli internazionali o possibilmente collegamenti agli hub di tipo intercontinentale, perché no anche qualche volo intercontinentale. Noi dobbiamo pensare all'interesse delle nostre imprese e l'interesse delle nostre imprese è di avere un sistema infrastrutturale efficiente che consenta a chi vuole raggiungere questo nostro territorio di arrivarci comodamente, rapidamente, senza pericoli. Per Giovanni Bettarini, assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze, bisogna fare presto. Non commento i voti di altri consigli comunali, commento le questioni. Noi pensiamo che sull'aeroporto si debba andare avanti veloce, perché è una struttura di cui Firenze ha un bisogno fortissimo e bisogna andare avanti con le nuove proposte, con l'ampliamento della pista. Di questo c'è bisogno, ce lo chiedono gli imprenditori e ce lo chiede la città.